Buongiorno a tutti, sono Lucia Cattani, socio Andea, Associazione Nazionale Dermatite Atopica. In questo breve video vorrei raccontarvi la mia testimonianza relativa alla gestione della patologia che ho in questo periodo di epidemia. Allora, io soffro di dermatite atopica in forma moderata grave da alcuni anni e sono in cura con un farmaco sperimentale. Per riuscire a, diciamo, minimizzare qualsiasi fattore di rischio, ho minimizzato le uscite, cioè sono rimasta il più possibile in casa. Questo anche perché ho la possibilità di lavorare in smart working, possibilità molto importante. Per quanto riguarda le visite dermatologiche relative alla mia problematica, la struttura presso la quale sono in cura ha deciso di procrastinare quanto più fosse possibile la data in cui vedermi, in modo tale da far passare il picco dei contagi. Tuttavia, a un certo punto, visto che comunque non si riusciva a minimizzare il rischio in maniera adeguata, de hanno deciso di spedirmi il farmaco a domicilio e di effettuare una sorta di visita virtuale. E devo dire che ho apprezzato tantissimo questa possibilità, già che appunto il fatto di non dovermi recare in un istituto sanitario è fondamentale appunto per riuscire a evitare la situazione rischiosa. Aggiungo anche che chi come me soffre di dermatite atopica ha delle difficoltà con i dispositivi di protezione individuale che io indosso ovviamente sempre in qualsiasi occasione quando debba uscire di casa o ci sia qualsiasi tipo di rischio. Però la mascherina, come pure i guanti, possono provocare delle problematiche a livello di pelle e aumentare il fatto che la pelle non abbia più la barriera sua naturale ai fattori esterni, quindi tutti quelli che possono essere batteri, virus e compagnia. E quindi il fatto di poter minimizzare le occasioni in cui si debbono indossare questi dispositivi per chi come me soffre di dermatite atopica è una cosa molto importante. Detto questo, mi auguro che appunto si possa continuare ad usufruire dei servizi di spedizione a domicilio del farmaco, sempre nell'idea di minimizzare i fattori di rischio che anche una volta passata l'emergenza possono presentarsi sotto forma di altre patologie. E un'altra cosa importante, mi auguro anche che la dematerializzazione delle ricette mediche e il fatto di poterle spedire direttamente in farmacia continui, perché anche questo è molto importante, non soltanto per noi pazienti, ma credo per tutti, anche per minimizzare il tempo e gli assembramenti presso gli studi medici. Un'altra piccola cosa che vorrei aggiungere, e mi auguro che le istituzioni ne prendano atto, comunque sia lo considerino, il fatto di agevolare lo smart working, soprattutto per persone appunto come me che soffrono particolarmente a indossare i dispositivi di protezione individuale e aumentano il fattore di rischio proprio perché questi dispositivi danno dei problemi di peggioramento della patologia. Invito tutti i soci e coloro che ci seguono a partecipare al questionario che trovate indicato nel post. È un questionario che chiede appunto come avete gestito in questo periodo la, vostra patologia. Sono solo 5 domande, ma ci aiuteranno a meglio programmare future azioni concrete per ottenere un miglioramento della gestione per tutti.